Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Alma Social TV, il training broadcast di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris Business School. Molto lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo a cui state per assistere. Dandovi questo benvenuto sul nostro portale ufficiale, vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione dedicata alle positive vibes and stories, le vibrazioni positive, le storie dal mondo del lavoro di oggi e di tutto quello che concerne, appunto, non solo la formazione, ma anche appunto tutta la vita quotidiana che ci circonda. E oggi si parla di una tematica sicuramente molto importante, si parla sicuramente dell'attività dell'associazione Arte e Scienza, ma anche e soprattutto del fatto che lo scopo principale di questa associazione probabilmente è quello di superare le divisioni tra le culture umanistiche e quelle scientifiche. Si tratta appunto di uno dei cardini di questa associazione culturale, superare quella che è una barriera che è decisamente, potremmo dire anche fittizia, ormai superata, una suddivisione che si può superare con il dialogo e la cooperazione tra le diverse discipline culturali, con l'obiettivo di includere le scienze sociali attraverso delle iniziative culturali, ma anche e soprattutto valorizzare la tolleranza e il confronto costruttivo tra punti di vista differenti, incoraggiando anche una visione integrata e interdisciplinare del sapere. Sono qui con il presidente, il dottor Luca Nicotra. Buon pomeriggio, presidente, molto lieti di averla qui con noi in Alma Social TV. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Molto lieto di avervi qui con noi, ma soprattutto, ecco, come prima domanda non possiamo che chiederle in cosa consiste effettivamente lo scopo di Arte e Scienza, se appunto superare le tradizionali divisioni è appunto possibile. Allora, rispondo a questa domanda facendo un passo un po' indietro nel tempo, però è necessario. Allora, è la nostra epoca, diciamo, che ha visto il proliferare vertiginoso delle specializzazioni del sapere, le quali, da una parte, hanno consentito di ottenere notevoli approfondimenti, realizzando, specialmente in ambito scientifico e tecnico, risultati straordinari. Però, dall'altra parte, hanno acuito maggiormente quel divario fra la cultura letteraria umanistica e la cultura tecnico-scientifica, che era già iniziato, diciamo, a fine Ottocento e che si è particolarmente poi diciamo, rafforzato nel Novecento, tanto che a metà del Novecento, esattamente nel 1959, veniva stigmatizzato dal fisico e scrittore inglese Sir Charles Percy Snow. In una sua famosa operetta intitolata Le due culture. Quindi le due culture, appunto, la cultura letteraria umanistica da una parte e la cultura tecnico-scientifica dall'altra. Ora però è noto che la separazione fra i vari saperi può essere fatta risalire all'età ellenistica, alessandrina addirittura. In quell'antica e gloriosa biblioteca alessandrina, voluta da Tolomeo I nel III secolo a.C., intorno se ricordo bene, al 282 a.C., proprio come faro della cultura mondiale dell'epoca. La biblioteca alessandrina non era soltanto un luogo di raccolta di libri, come lo intendiamo nel senso moderno noi, a parte che a quell'epoca naturalmente i libri non c'erano, c'erano i rotoli di papiro, ma era soprattutto un centro di ricerca. Questo è molto interessante appunto da far notare. La Biblioteca di Alessandria si può considerare come l'antesignano più illustre dei moderni centri di ricerca attuali, perché ospitava permanentemente i più grandi studiosi e ingegni dell'epoca, matematici, filosofi, grammatici, letterati. Tra questi c'era appunto soprattutto una figura veramente emblematica che era Eratostene. Quindi, che cosa succede? Che queste prime differenziazioni delle culture, che poi appunto diverranno i vari saperi, però non erano in opposizione fra loro come magari le intendiamo noi oggi. Tant'è che molto spesso trovavano i loro massimi cultori e autori nella stessa persona.
e si possono citare molti, molti nomi, appunto, ma il più famoso che mi piace ricordare è proprio Eratosthene, che accennavo prima, che è stato un grande matematico, poeta, filosofo, filologo, astronomo, geografo, critico letterario, addirittura grammatico e inventore. Ora, questa unità della cultura ha trovato poi successivamente la sua massima espressione proprio nell'età rinascimentale, nel Rinascimento italiano, dove è noto che artisti e scienziati erano di norma impersonati dalla stessa persona. Mi piace sempre ricordare quattro nomi che sono molto noti al grande pubblico, che sono Paolo Uccello, Filippo Brunelleschi, Piero della Francesca e Giambattista Alberti, che naturalmente al grosso pubblico sono noti tutti come grandi pittori e architetti, mentre in realtà furono anche degli illustri, se non addirittura dei grandi scienziati. Paolo Uccello e Filippo Brunelleschi sono considerati i padri della geometria proiettiva. Piero della Francesca era talmente noto per le sue doti matematiche da essere chiamato all'epoca il monarca dei matematici, titolo che poi sarà qualche secolo dopo del sommo Gauss. E Piero della Francesca fu proprio Piero della Francesca che, studiando per esempio la teoria delle ombre, pervenne per primo al concetto di curva in sviluppo e, diciamo, fondò la geometria descrittiva. Il quarto dei nomi che ho citato poc'anzi, cioè Giambattista Alberti, che a tutti è noto come urbanista, come architetto, in realtà scrissero soltanto testi di architettura, ma anche di matematica e di fisica. Ecco, quindi questa unità della cultura, quindi, che si è conservata appunto nei secoli, anche dopo il Rinascimento, diciamo, si è conservata fino, possiamo dire, ai primi dell'Ottocento, anzi a metà dell'Ottocento. E si possono naturalmente citare molti nomi che testimoniano appunto questa unità della cultura. So, per esempio, il matematico Lorenzo Mascheroni, che era un sacerdote, poi è rimasto famoso nella storia della matematica come autore della geometria del compasso, tra l'altro quest'opera, che proprio ha questo nome, questo titolo, fu donata da Lorenzo Mascheroni a Napoleone I, al quale la dedicò, ma era anche un latinista, un poeta, un letterato. Poi, per fare, diciamo, nomi che sono ancora più noti al grosso pubblico, possiamo citare sicuramente Leopardi, Giacomo Leopardi, che giovanetto proprio era ancora proprio adolescente, si può dire, scrisse una pregevole storia dell'astronomia, che è stata poi lodata anche in epoca moderna da Margherita Hacke, alla quale poi fece seguito un saggio sulle origini e i primi progressi dell'astronomia. Quindi questo appunto dimostra il suo interesse. Fra l'altro lui era un convinto sostenitore del copernicanesimo, in contrasto con il padre invece, che appunto era ancora rimasto alle idee, diciamo, un po' più arretrate. Addirittura Leopardi scrisse, pensate, anche un trattatello di algebra. Ed era così, quindi parlo di Leopardi ovviamente perché Leopardi è noto a tutti quanti ovviamente come un grande poeta, un grande letterato, ma era talmente erudito nelle scienze naturali che un clinico famoso dell'epoca, Tommasini, gli offrì una cattedra di scienze naturali all'Università di Parma. Quindi per sé. Ecco, quindi diciamo, anche poi in epoca, diciamo, più moderna, si possono fare tanti nomi di personaggi che sono riusciti proprio con la loro opera a testimoniare l'unità della cultura, quindi a sfatare, diciamo, un po' quel mito che, detto in parole molto povere, chi è bravo nelle scienze non è bravo, non può essere bravo nelle discipline letterarie umanistiche o viceversa. Non so, faccio giusto qualche nome, per esempio
Calvino, sappiamo tutti chi era Calvino, ma aveva una mentalità molto scientifica, anche dovuta al fatto che i genitori appunto erano appunto dediti alla scienza. Leonardo Sinisgalli, ingegnere poeta, che è stato un grande poeta del Novecento, ma era un ingegnere, addirittura rischiò di far parte dei cosiddetti ragazzi di Via Panisperna, Sinisgalli, con lo stesso racconto. Poi ancora successivamente, che so, Erwin Schrödinger, il famoso fisico, che intorno al 1950 scrive un libro intitolato Scienza e Umanesimo, oppure dall'altra parte invece un letterato, Aldous Huxley, laureato in letteratura e in scienze biologiche, che scrive letteratura e scienza. Quindi insomma ci sono, diciamo, poi naturalmente possiamo anche parlare di Carlo Emilio Gadda, quindi ingegnere e scrittore, il Primo Levi, che era noto a tutti come scrittore, ma che era stato un chimico, e il fatto per esempio che Robert Musil, che aveva una doppia laurea in matematica e in filosofia, poi i primi, non so, alcuni premi Nobel come quelli per la letteratura assegnati niente di meno che al matematico e logico Bertrand Russell. Cioè, Bertrand Russell ebbe il premio Nobel non, diciamo, per la matematica, che poi non esiste, ma per, addirittura per la letteratura. Oppure anche Salvatore Quasimodo, che pochi sanno che era diplomato geometra e si era pure iscritto all'università in ingegneria, poi diciamo abbandonò perché si dedicò totalmente alla poesia. Oppure il matematico Alexander Solzhenitsyn, che appunto ebbe un matematico che ebbe il premio Nobel per la letteratura. Quindi ho citato questi esempi per quale motivo? Perché sono una prova, diciamo, lampante del fatto che questi due mondi che diciamo viviamo con due icone, perché sono icone, arte e scienza dell'altro, non sono incompatibili, in opposizione come molti credono, assolutamente, perché altrimenti appunto non avremmo avuto questi casi. Che cosa si propone allora la nostra associazione? Si propone di recuperare l'antico incontro, ormai possiamo dire antico perché ormai, appunto, ripeto, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo per avere proprio questo connubio fra le scienze, di recuperarlo con, diciamo, con diverse attività intese da una parte a evidenziare ciò che di comune hanno questi due mondi, quindi la cultura letteraria umanistica da parte e quella tecnico-scientifica dall'altra. E dall'altra, diciamo ancora più in generale, a favorire il dialogo. A favorire il dialogo perché? Perché proprio quel libretto famoso Le due culture, scritto da Charles Francis Snow nel 1959, non è che naturalmente dimostrava che le due culture sono incompatibili, tutt'altro, voleva mettere in evidenza che non c'era dialogo tra i cultori proprio di queste due culture. Naturalmente oggi diciamo questo dialogo c'è, non siamo più come i tempi di Snow, però diciamo, nell'immaginario collettivo è ancora molto diffusa questa idea della incompatibilità addirittura fra questi due mondi. Allora, io faccio sempre questo esempio, molto, credo che sia molto efficace, per dimostrare appunto che cosa si intende per unità della cultura. Allora, della cultura si possono dare naturalmente diverse definizioni, però diciamo una definizione che credo sia molto, molto ampia, che possa essere quindi comprensiva di molte altre, è quella di essere una immagine del mondo esterno, inteso non soltanto come mondo fisico, ma anche come in tutti i sensi,
E quindi è una rappresentazione appunto del mondo. Allora, le diverse culture che cosa sono? Non sono altro che punti di vista differenti di quest'unico fenomeno, che è appunto la cultura. Sono punti di vista differenti, così come sono punti di vista differenti quelli che abbiamo se attorno ad una statua, quindi che è un oggetto tridimensionale, noi ci giriamo intorno per coglierne proprio la sua spazialità, quindi per coglierla nella sua interezza tridimensionale. Le diverse culture sono non altro che i diversi punti di vista di questa statua. Naturalmente questi punti di vista differenti non sortirebbero, diciamo, l'immagine tridimensionale della statua, quindi l'immagine olistica della cultura, se rimanessero dei compartimenti stagni, se rimanessero qualcosa di isolato l'uno dall'altro. Quindi quello che occorre fare è appunto, questo appunto il dialogo, no, che mancava all'epoca di Snow soprattutto, ma che ancora, ripeto, anche se in forma molto minore, continua a mancare oggi, è proprio quello di collegare questi punti di vista differenti. Adesso come lo facciamo noi? Diciamo, come tentiamo di farlo noi? Abbiamo diciamo, l'ambizione di farlo attraverso diverse attività che sono organizzazione di visite guidate, musei, ne abbiamo fatte diverse, anche addirittura spettacoli teatrali. Abbiamo una compagnia teatrale sotto la direzione artistica di Alberto Macchi, che è un regista affermato molto riconosciuto anche all'estero, in Polonia, dove lui diciamo, vive diciamo, dividendo un po' il suo tempo tra l'Italia e la Polonia. E, diciamo, lo strumento che per noi è il più diciamo, efficace per appunto favorire questo dialogo sono due riviste che sono intitolate Una arte e scienza, appunto la fondai io nel 2014, proprio come arte e scienza tutto attaccato, proprio per evidenziare maggiormente questa simbiosi. E poi successivamente negli ultimi anni si è aggiunta un'altra rivista, Arte Scienza Magazine. Sono due riviste con, diciamo, molto diverse, in quanto la prima, la rivista madre Arte Scienza, è una rivista che pubblica soprattutto saggi, quindi articoli di una certa lunghezza, e devo dire che molti di questi, pur essendo scritti in linguaggio divulgativo ma altamente divulgativo, costituiscono dei veri e propri lavori di ricerca, tant'è che spesso la rivista viene scambiata addirittura per una rivista scientifica. È una rivista naturalmente soggetta a peer review e vengono pubblicati appunto due fascicoli semestrali e telematica. Ogni fascicolo è abbastanza corposo perché appunto contiene articoli che sono molto, molto lunghi. E poi a fine anno, fin dall'inizio, diciamo, abbiamo avuto l'idea di riunire gli articoli dei due, due numeri semestrali in un unico volume proprio stampato, che ovviamente si trova in commercio. La seconda invece rivista, che è nata diciamo, un po' come un supplemento alla prima, e che ha l'aspetto, diciamo, la struttura proprio di un magazine, quindi ospita molti più articoli brevi, che poi danno anche molto spazio non soltanto proprio al racconto testuale, ma anche al racconto per immagini, quindi è molto ricca di immagini. E anche diciamo, il formato, infatti, è proprio quello diciamo, di un magazine, una 4, eccetera. Anche questa rivista è semestrale ed è stampata anche questa. L'associazione
Altescienza ufficialmente nasce nel 2010, appunto con un atto notarile, esattamente a luglio del 2010, però c'è da dire che in realtà Altescienza è il proseguimento di un'associazione precedentemente fondata un anno prima, nel 2009, che si chiamava Amici di Bruno Di Finetti e Luigi Pirandello. Per quale motivo Amici di Bruno Di Finetti? Perché quell'associazione era nata in casa Pirandello, a casa dell'avvocato Pierluigi Pirandello, che era il nipote di Luigi Pirandello, facendo incontrare due illustri, diciamo, eredi di due grandi personaggi della nostra cultura. Da una parte la Fulvia De Finetti, che era figlia del grande matematico e filosofo della scienza Bruno De Finetti, e dall'altra appunto l'avvocato Pierluigi Pirandello, che era il nipote di Luigi Pirandello. Fu proprio in casa del Pirandello che questi due, diciamo, personaggi ebbero la possibilità di conoscersi, e che appunto venne l'idea a chi vi parla e anche al professor Giordano Bruno di appunto fondare un'associazione che all'epoca appunto si chiamò Amici di Bruno Di Finetti e Luigi Pirandello. Che cosa avevano in comune questi due personaggi? Avevano in comune il relativismo. Entrambi, diciamo, hanno affrontato il tema del relativismo da due punti di vista differenti. Ritorniamo al discorso di prima: Pirandello dal punto di vista letterario, filosofico, e invece Bruno Di Finetti dal punto di vista scientifico, matematico. Poi, appunto, successivamente si capì che le finalità delle soluzioni erano troppo limitate. E quindi si decise di cambiare la denominazione in Arte e Scienza, allargando anche il dominio degli interessi della società. Quindi, ecco, diciamo, a tutt'oggi abbiamo circa 200 iscritti, più di 200 iscritti, divisi fra soci ordinari, sostenitori e onorari. E abbiamo un sito che è www.asculturale-arte-scienza.it, e fra l'altro appunto nel sito si trovano anche le due riviste telematiche di cui ho detto. Cioè, oddio, al momento non è pesante. Tra i soci sento delle voci, però sento disturbata stasera. Pronto? Riesci a sì, mi sente? Sì, ma sento molte voci di fondo, molto disturbate. Adesso no, prima sentivo. Dicevo che, appunto, fra i soci abbiamo di tutto: abbiamo matematici, ingegneri, letterati, molti artisti, pittori, musicisti, e poi anche persone comuni, quelle che io chiamo semplici cittadini del pianeta cultura, che diciamo, condividono i nostri ideali diciamo, di unità della cultura. Ripeto, unità della cultura, non cultura unica, che è qualcosa di assolutamente differente e che non ha alcun senso, ma di unità della cultura, quindi di visione, diciamo, olistica, con, diciamo, di questo fenomeno cultura, che si estrinseca in vari punti di vista, che sono le varie specifiche culture. Fra i soci onorari poi abbiamo nomi illustri come Carlo Rovelli, Luca Bindi, un giovane scienziato assurdo veramente a fama internazionale ultimamente come scopritore del primo quasi cristallo naturale, e molti altri, Lorenzo Enriquez, che è nipote del grande matematico Federico Enriquez, ed altri ancora che naturalmente tutti possono vedere elencati nel sito della nostra associazione.
Certo, che invitiamo ovviamente a visitare, dottor Nicotra, dopo questo ampio excursus che ci ha fatto, non possiamo non rilanciare, ecco appunto, con una, un invito a tutti coloro i quali guardano questo evento, lo riguarderanno perché sarà sempre disponibile appunto sul nostro canale YouTube ufficiale, nonché sul sito ufficiale del Manaboris, la pagina della Social TV, a visitare il portale dell'associazione per conoscere di più su arte e scienza. Ecco, poi anzi, ultimamente c'è stata anche un'altra, se mi permette, un'altra iniziativa di cui sono stato assieme ad altri tre amici, diciamo, il sostenitore, è una collana di testi, diciamo, non divulgativi, ma di un certo livello, diciamo, di primo livello universitario, intitolato Il filo della conoscenza, proprio sempre riprendendo il tema appunto dell'unità della cultura. È pubblicata dalla casa editrice bolognese In Riga Edizioni, e sono usciti già i primi due volumi. Uno è un volume da scrittore, ma è intitolato La verità in matematica da Gödel e Euclide, e il secondo è un volume scritto dal professore Paolo Severino Manca, che è un personaggio che lui è proprio tipico di arte e scienza, perché è un matematico, ma per cultura spazia naturalmente su domini ben più ampi, fra l'altro è anche un ottimo tenore, ed è uno studioso anche di teologia, tant'è che appunto ha scritto il secondo volume di questa collana dedicato all'inferno cattolico. È una, diciamo, una trattazione un po' critica della dottrina ufficiale sull'inferno cattolico. Certo. E naturalmente ci sono già altri titoli, quindi insomma siamo un'associazione che non siamo più un'associazione culturale semplicemente, ma siamo un'associazione di promozione sociale ad indirizzo culturale, quindi appunto diciamo l'ambizione di cercare di conseguire quegli obiettivi di cui parlavo con diverse attività. Certo, perfetto, dottor Nicotra, ci ha fatto una panoramica davvero ampia, non possiamo che ringraziarlo e ovviamente pensare che la nostra partnership chiaramente non si esaurisca qui, ma possa continuare con altri eventi di carattere formativo e non solo. Dunque grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie mille, buonasera a lei e buonasera, ci rivediamo con il nostro palinsesto di eventi. Insomma, Social TV completamente gratuito dal carattere formativo.